Sono previsti sconti eh, sugli affitti eh, delle case degli studenti universitari fuori sede? Ma questo è un problema, vecchio. un problema vecchio, come è vecchio il, il famoso assegno da, da dare al, agli studenti, l'insufficienza della casa dello studente. Beh, intanto, a mio giudizio, lo studente fuori sede forse sarebbe giusto che se. Eh, che che l'università seguisse un po' un criterio meritocratico nell'acquisizione di, di questi studenti e non facesse invece la ricerca all'economia dello studente, come dire io assegno una quota degli studenti che posso ospitare nella mia università alle altre regioni e in, il criterio di accesso è meritocratico nel momento in cui so che uno studente dovrà sostenere un eh, carico economico la sua famiglia per farlo studiare presso la mia università io università rinuncio per esempio alla retta alla retta annuale. Ecco, già questo sarebbe un aiuto importante da parte dell'istituzione. Io sono convinto che il diritto allo studio andrebbe garantito a tutti gratuitamente, anche all'università, fatta salva però, però il criterio meritocratico. Chi eh, con un certo, eh, un certo merito eh, e una certa puntualità porta avanti gli studi, lo Stato e eh, dovrebbe eh, in qualche modo aiutarlo, sostenerlo, perché sono le migliori intelligenze, sono eh, i migliori frutti, il miglior investimento che uno Stato può fare per il futuro. Dobbiamo finirla di ragionare in termini di, di bilanci societari quando si parla del debito pubblico. Uno Stato deve anche contemplare una quota di debito pubblico se questo debito è fatto come investimento per il futuro lo studio, eh, la sanità, la salute, eh, la qualità della vita del cittadino. Se costa allo Stato e se lo Stato quell'anno ha un deficit di bilancio per queste ragioni fa comunque un investimento per il futuro perché migliorare comunque la, 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 la situazione del cittadino si risolverà in un risparmio no, nel futuro. Questo non è che lo dico io, ci sono economisti anche liberisti come Galbright che lo sostiene. No? Uno Stato non, può, non è una società per azioni, non deve mirare ad avere per forza un bilancio in pareggio, deve investire nel futuro, quindi investire nella scuola, investire nella ricerca. E investire nella salute del proprio cittadino e quant'altro avrà comunque un riflesso positivo in futuro. Gli ordini professionali in Italia non rischiano di essere una restrizione per l'accesso alla professione piuttosto che una forma di garanzia? È quello che succede spesso per avvocati e giornalisti. Eh, sicuramente sì, ci sono degli ordini professionali che secondo me non hanno veramente molto senso, hanno un po' il, il, il senso invece di essere delle restrizioni alla libertà e al merito del, dell'individuo, perché non sempre l'accesso a questi ordini avviene eh, sulla base di criteri meritocratici, ma su altre basi tipicamente italiane. Io, che tu forse conosci qualcuno che può dare, devo fare l'esame di Stato, è possibile, tu sei parlamentare, puoi... Eh, ecco. Purtroppo in Italia è molto radicata questa mentalità. Eh, io personalmente sono contrario pure ai concorsi, pensi un po': io ritengo sia un, uno spreco di denaro pubblico assurdo. Uno dovrebbe fare delle assunzioni sulla base eh, del merito eh, curricolare, per esempio universitario e quant'altro, e poi limitare la fase concorsuale vera e propria. Invece da noi si fanno dei concorsi che costano un lira di Dio, eh, sui quali si accaniscono eh, raccomandati, eh, diciamo nella vulgata popolare tutti pensano che se hanno la raccomandazione eh, il concorso lo possono fare e altrimenti no, a parte che per fortuna non è sempre così. Però nella sensibilità del cittadino italiano questa mentalità è radicata. Perché però è radicata? Perché l'italiano spesso sa che non basta meritare eh, per occupare nella società il, eh, un, certo, un certo tipo di, di posto. Ecco, Basterebbe un po' stravolgere questo meccanismo e questo ovviamente vale anche per gli ordini professionali. Il problema degli extracomunitari perché, perché continuano a fargli entrare se non gli possiamo garantire dei lavori la nostra Italia ragiona alla rovescia a me se bussano a casa un bussano sconosciuto io intanto chiedo chi è eh, una volta che mi sono accertato della sua identità, eh, sento cosa desidera. Eh, se io posso ospitarlo, se io posso dargli un lavoro, se io posso garantirgli eh, una esistenza decorosa e senza per questo però toglierla ai miei figli apro la porta e lo faccio accomodare. E invece nel nostro paese funziona tutto al contrario. Noi spalanchiamo la porta a chiunque arrivi, unico caso credo al mondo. E dopodiché lasciamo che magari in tanti casi sia sfruttato o che viva in condizioni... In condizioni al limite della, 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 delle condizioni umane e contestualmente però gli garantiamo quello che non riusciamo a garantire ai nostri cittadini. Ecco, prendiamo il caso del, del, del comune di Roma, ma di tutti i grandi comuni. Quanti, asili comunali? Quanti sono i posti di asilo comunali? Quanti di questi posti riescono a essere eh, a disposizione del contribuente, del cittadino romano che paga al. La sua, le sue imposte comunali e quanti invece rimangono fuori? Perché nelle gradatorie vengono scavalcati dai bambini che non sono eh, magari neanche legalmente residenti. Ora i bambini sono belli e hanno diritto. Io vorrei per i bambini di tutto il mondo eh, diritti e benessere. Trovo però avvilente che in tanti casi. Per garantire eh, questi diritti a chi eh, italiano non è e chi magari qui non, fra l'altro non dovrebbe stare, si tolga questo diritto al, al cittadino italiano e questo vale per la sanità, vale per tutto.